Rin, due partite hanno completamente cambiato la tua stagione e anche la stagione del Catanzaro. Sono veramente contento che queste due partite mi ha dato un po' di gioia. Non è ancora finito perché manca l'ultima partita, quello più importante. Cerchiamo di fare e lottiamo fino alla fine perché dobbiamo fare questo così tutti siamo contenti. Comunque non ha ancora cambiato niente della mia prestazione che ho fatto perché ho fatto male male prima. Adesso che devo finire tutto per bene così sono più contento. E devo ringraziare alcune persone che sono stato vicino quando stavo male, diciamo che sto un pochino bene. E devo ringraziare anche Donnarumma che non sta più qua, perché mi chiama anche quando stava qua, parlava sempre con me, mi diceva che devo stare solo tranquillo e mi ha aiutato molto. E quando è andato via ha continuato a fare e mi chiamava dopo la partita, mi diceva cosa che non va bene, quello che va bene, quindi devo solo ringraziare lui. Personalmente, perché lui anche quando è andato via sta ancora con me, mi aiuta molto. Quindi sono veramente contento che un direttore sportivo così mi fa piacere che non è che ha dimenticato anche se è andato via. E quindi ringrazio lui veramente. A Ischia finalmente un gol da 3 punti, tu l'avevi detto che in genere nella tua carriera avevi sempre fatto gol pesanti, finalmente è arrivato. Quanto c'entra il fatto che il mister ti abbia cambiato ruolo, ti abbia messo per la prima volta in questa stagione al centro del tridente d'attacco e quanto c'entra invece il dato mentale che ti ha visto praticamente sbloccarti dopo il gol che avevi fatto al Monopoli anche se poi non era servito a niente? Diciamo che io ho sempre detto, ho fatto pochi gol nella mia carriera, ma gol pesante. Attaccante centrale l'ho fatto. Ho fatto con Zema, ho fatto con Rambaudi, ho fatto con Stringara, ho fatto con Ugolotti che giochiamo contro, ho fatto con tanti, tanti allenatori. Quindi mi dicono quello che devo fare, io lo faccio. E mister mi ha fatto anche fare in allenamento tante volte. Solo che gente non lo vedono da allenamento. Quindi mi ha spiegato quello che devo fare e ho fatto quello che mi ha chiesto lui. Quindi merita di allenatore perché se tu fai le cose che dici allenatore è normale che ti fa giocare perché queste due partite mi ha detto quello che devo fare e io l'ho fatto. Anche perché mi diceva prima, solo che non riuscivo a fare, non sono in condizione mentalmente, non fisicamente perché. Diciamo la verità che il preparatore di atletico nostra che è bravo mi ha aiutato molto. Quindi mentalmente sono a posto adesso e vediamo questa è l'ultima partita che dobbiamo dare tutto. La salvezza è vicina, però manca ancora un ultimo sforzo contro il Menfi. La società ha deciso di anche provare ad avvicinare il pubblico, che quest'anno è sempre stato un po' latitante, abbassando il prezzo dei biglietti a 1 euro in quasi tutti i settori dello stadio, praticamente in tutti i settori dello stadio. Che cosa chiedete voi ai tifosi e che tipo di partita sarà questa contro il Menfi, che oggettivamente è una partita che sulla carta può sembrare facile? Già che i tifosi, abbiamo visto che i tifosi stanno con noi, perché sono venuti anche Ischia, anzi sono più di quello che giocano in casa. Quindi questo è già qualcosa di buono. Un lottatore è sempre pronto a lottare e lo so che questa squadra, se lottiamo, battiamo quello che stanno davanti, quindi siamo pronti, questo è l'ultimo sforzo. Quindi cerchiamo di fare il meglio di noi e vediamo. Vincendo il Catanzaro festeggerebbe la salvezza senza passare nei playout, potrebbe essere la tua ultima partita in giallo-rosso. Qual è la tua speranza per la prossima stagione? La prossima stagione, il mio procuratore è sempre lì, io non decido niente, e decide il mio procuratore mi chiama quando trovo la squadra e basta, perché non sono uno che quando penso troppo ho sempre pensato, sbaglio sempre, quindi non è che devo stare lì a pensare, ma l'importante è che penso questa partita qua può essere una partita che mi dà qualcosa in più per il prossimo anno. E io sto qua e come l'ho detto prima, voglio cercare di fare bene, magari faccio gol della salvezza così. E
Ringrazio Dio perché già queste due partite mi hanno fatto capire che sta con me e cerco di fare meglio di me. Se il Catanzaro ti proponesse di restare? Per ora non posso dire niente, anche perché ho detto prima non merito di stare, quello che ho fatto adesso non credo che mi tengono perché non ho fatto niente di che, anzi. Ma se mi chiedono di stare, dopo ci pensiamo.